Modesto Gregge, dato a Roma presso San Pietro il giorno 8 del mese di ottobre dell'anno del Signore 2010, sesto del nostro pontificato. Benedetto XVI, Francesco di Felice, protonotario apostolico. Fratelli e sorelle in Cristo, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, da questo momento il Vescovo Douglas Regatieri è pastore della Santa Chiesa di Cesena Sarsi. Dal libro del profeta Isaia. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca, sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina, egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Ci sarà un sentiero e una strada, e la chiameranno Via Santa. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Parola di Dio. Vieni Signore a salvarci. Vieni Signore a salvarci. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Vieni, Signore, a salvarci. Il Signore rimane, non dà la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri. Vieni, Signore, a salvarci. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio sia di generazione in generazione. Vieni, Signore, a salvarci. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore. Egli aspetta con
costanza, il prezioso frutto della terra, finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Parola di Dio. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora,
che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, innanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Parola del Signore. È una trasformazione radicale quella che annuncia il profeta Isaia. Lo abbiamo ascoltato nella prima lettura. È un annuncio forte e certo. È rivolto al popolo di Israele che si trova in situazione di tristezza e di pianto. L'esperienza dell'esilio, infatti, ha reso le mani fiacche, le ginocchia vacillanti, si è smarrito il cuore. Ma su tutto emerge forte e vigoroso l'intervento di Dio che trasforma un deserto secco e arido in un giardino rigoglioso e verdeggiante. Il Signore, come sempre, fedele alle sue promesse, aprirà una strada nel deserto e faciliterà il ritorno degli esiliati e tutto rifiorirà. Erano partiti nella tristezza, come ci dice il Salmo, ora ritornano nella gioia. Israele sarà condotto sul monte Sion e nella gioia sperimenterà l'eterna fedeltà di Dio. La promessa comincia a realizzarsi. Il popolo ritorna nella sua terra, riprende la via normale da popolo libero, potrà esercitare il culto, ricostruirà il Tempio e nella gioia e nel giubilo tornerà a sentirsi popolo eletto, amato dal Signore. Ma il pieno compimento della promessa si fa ancora attendere, fino a quando sulle rive del Giordano non risuonerà forte e chiara la parola del Battista: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. E da quel momento i ciechi riacquisteranno la vista, gli storpi cammineranno, i lebbrosi saranno guariti, i sordi udranno, i morti risorgeranno, i poveri avranno il dono di ricevere la bella notizia della salvezza. Il tempo della pienezza è giunto. Quando venne la pienezza del tempo, scriverà Paolo, Dio mandò il suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge. Il riscatto è giunto, sta sotto gli occhi del Battista, che però resta nel buio del carcere e fa difficoltà a comporre il presente oscuro e doloroso con i segni della vita promessi. Forse non gli riesce pienamente ad integrare le situazioni di persistente peccato con l'annuncio della misericordia e del perdono di Dio. Gli empi, infatti, sembrano ancora trionfare. La scure che aveva predicato sul fiume è veramente giunta o si fa ancora attendere? E la pala, quando comincerà veramente a pulire l'aia in modo che la paglia sia finalmente bruciata?